Ora vi dico una cosa in tedesco e dovete cercare di capirla in un dialetto tedesco. Chi la capisce vincerà un premio. Ruten flagen in Weihnacht in schlagen plücken flucken. A buon intenditore poche parole. Ciao, sono Michele Mezzalotte, sono uno psicoterapeuta, lavoro da più di 13 anni nel mio studio analitico e da un paio d'anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza su internet, su YouTube e su Instagram perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo di una pagina nera della psicologia, parliamo dello psicologo tedesco Robert Ritter, sto figuro. Fu uno dei più importanti attivi teorici sulla questione della razza. Nacque ad Aquisgrana nel 1901 e sotto il regime nazista guidò il centro di ricerca per l'igiene razziale, distinguendosi per le sue teorie discriminatorie sugli zingari. Ovviamente queste teorie per cui si distinse contribuirono significativamente alla persecuzione, al genocidio degli zingari nella Germania nazista. Ho detto che è una pagina nera della psicologia per due motivi. Il primo sono queste teorie naziste e la seconda, ci arriviamo fra poco, è che è una pagina nera sia per la psicologia ma anche per la società in sé per sé. Consegue il dottorato di psicologia presso l'Università di Monaco di Baviera. Nel 1936 viene nominato come responsabile dell'unità di ricerca per l'igiene razziale e biologia demografica. Ve la dico in tedesco. Rassegnisce und Bevölkerungsbiologische Forschungsstelle. Quindi ho una lingua tedesca inside, archetipica. La stelle è proprio abruzzese. Nel 1941 Ritter si dedica agli studi razziali, in particolare ai Rom, e complice del regime nazista fa sviluppare una vera e propria teoria e politica di sterminio di massa dei Rom. Citazioni sue: gli zingari risultano come un miscuglio pericoloso di razze deteriorate. Altro che Jung e Freud. Da lì a poco divenne anche capo dell'Istituto di Biologia Criminale, dove si circondò di diversi assistenti. La più attiva assistente di Robert Ritter era un'altra psicologa, questa donna, Eva Justin, insomma c'ha un nome da attrice, Eva Justin. Eva, hai sbagliato a non fare l'attrice, hai sbagliato carriera, fidati di me. Psicologa e antropologa tedesca che contribuì anche lei a queste teorizzazioni razziali sui Rom, in particolare sui bambini. Nell'ambito del dottorato la Justin studiò questi bambini Rom, questi che vedete nel filmato, che vivevano in una casa di accoglienza cattolica a Morfingen, in Germania. La sua tesi voleva dimostrare nei confronti dei Rom e dei Sinti, testuali parole, lo strumento della pedagogia e dell'educazione rappresentava un dispendio di risorse da parte dello Stato perché essi erano da considerare una razza inferiore, un gruppo di persone su cui era necessario agire soltanto attraverso la sterilizzazione forzata e lo sterminio fisico. La Justin completò la ricerca poco dopo la realizzazione di questo filmato che state guardando. I bambini che state osservando furono deportati ad Auschwitz-Birkenau, dove la maggior parte di loro venne uccisa. Soltanto 3 di questi bambini scamparono all'uccisione. Le teorie di Ritter e dei suoi collaboratori si basavano su delle ricerche surreali che volevano dimostrare un legame tra criminalità e ereditarietà. Mi ricordo c'era un film a tal proposito con Tom Cruise. È un film di qualche anno fa. Ce l'ho sulla punta della lingua. Bravo, bravissimo. Minority Report, che parla proprio del legame di un'ipotetica società dove si sviluppa una tecnologia basata sul legame tra criminalità e genetica. Insomma, Ritter e i suoi collaboratori andavano in giro facendo le misurazioni dei visi, misurando il viso. Secondo Ritter, la portata del mio naso assicura bontà d'animo e grande predisposizione alla psicologia. Oltre alle misurazioni facciali, facevano delle interviste alla popolazione, prelevavano il loro sangue per dimostrare che chiunque avesse avuto sangue zingaro fosse una persona asociale, quindi un potenziale criminale da deportare, da chiudere in campi di lavoro, ma soprattutto da non far procreare più. Finì la guerra. Perché una doppia pagina nera della psicologia e della società? Perché
i due teorici principali della teoria razziale, degli studi sulla teoria razziale degli zingari, Robert Ritter ed Eva Justin, dopo la guerra, processo di Norimberga, non furono mai condannati. Continuarono a praticare la loro professione nel pubblico senza nessuna pena, nessuna condanna, nessun riconoscimento per ciò che avevano fatto. Robert Ritter, dopo la guerra, apparve in tribunale nel 45, già nel 45, e il caso fu subito chiuso senza alcuna condanna per insufficienza di prove. Così come tutti i suoi collaboratori razzisti, che continuarono la loro carriera fino alla morte, fino anche agli anni 70. Nel 48 fu accolta una richiesta da alcuni rom per riaprire il caso, ma fu chiuso nuovamente, di nuovo per assenza di prove. Ovviamente questo giudizio provocò grande sdegno nella popolazione rom. Ritter fu assolto per mancanza di prove, la Justin fu assolta perché aveva evidentemente in maniera inconsapevole desunto le sue argomentazioni dal dottor Ritter, che c'entrava le mica capace di intendere e di volere, ma senza convinzione profonda. Si aggiungeva che dopo tanti anni i testimoni zingari non potevano essere sicuri che la donna che li aveva personalmente seviziati e torturati nei lager fosse proprio lei. E certo, perché quando provi un'emozione forte, non ti si imprime qua proprio il ricordo, no. Comunque il 15 aprile del 51 Ritter morì per complicazioni di ipertensione. Alcune fonti sostengono che Ritter si sia suicidato. Eva Justin invece morì nel 1966, data fino alla quale continuò a lavorare come psicologa. I loro studi purtroppo ebbero grande influenza anche nel dopoguerra, non essendoci mai una smentita, non essendoci mai una effettiva condanna. Alcuni studiosi nazisti, neonazisti, continuarono a prendere i loro studi citandoli poi in studi più recenti, fino agli anni 70. Ecco, questa è una pagina nera, una doppia pagina nera della psicologia. Una pagina che purtroppo non possiamo, non dobbiamo cancellare. Una pagina che deve rimanere lì a farci vedere come la cultura, la società in cui siamo immersi influenza anche gli studi psicologici, le teorie psicologiche. Ogni teoria non nasce per caso, ogni teoria non ha le sue radici solamente nell'inconscio personale, ma anche nell'inconscio collettivo della popolazione di riferimento. Hillman, ad esempio, analizza le teorie edipiche nate nella Germania e nell'Inghilterra del post dopoguerra. Oggi vi ho raccontato una pagina nera della psicologia, perché è giusto che sia così, perché è giusto che si raccontino luci ed ombre di una professione, per far sì che si scaccino i fantasmi del passato affinché non si mostrino nuovamente nel presente. Se ti è piaciuto il video, se vuoi conoscere altre pagine nere, altre pagine storiche della psicologia, fammelo sapere nei commenti. Metti un like al video, non al Ritter ovviamente. Iscriviti al canale. La mia voce sta scomparendo di nuovo. Condividi il video e accendi il campanello delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao! Anzi, più che ciao, per rimanere in mood del mio linguaggio così tedesco. Auf Wiedersehen.